Bentornato al programma TV di oggi con notizie come: la spumeggiante Sonia Bruganelli fa spallucce dopo l'irripetibile offesa in diretta, la replica è da applausi. Nel bene e nel male, purché se ne parli. O nonostante se ne parli. Questo deve essere il motto dell'esplosiva Sonia Bruganelli, nuovamente opinionista nel parterre del GF VIP. Dopo l'esperienza nella sesta edizione del format a fianco di Adriana Volpe, Alfonso Signorini ha scelto di ricandidarla al ruolo, sostituendo l'eterna rivale con la new entry Orietta Berti. Adriana Volpe mirava senza ombra di dubbio ad un rinnovo di contratto, ed ha assorbito la notizia della sua epurazione con dignitosa mestizia. Dopo aver rilasciato alcune interviste in cui esponeva il suo punto di vista circa la sua esclusione dal carrozzone del GF VIP, Adriana Volpe ha accettato l'invito del conduttore a comparire in veste di ospite. Dopo aver incoraggiato l'amico Giovanni Ciacci, la soubrette non si è fatta sfuggire l'opportunità golosa di confrontarsi finalmente con Sonia Bruganelli. Il regolamento di conti in piena regola ha dato vita ad un siparietto quanto mai pruriginoso. Gli spaghetti per la puttanesca, Adriana Volpe affonda, Sonia Bruganelli la atterra. Adriana Volpe ha portato grande scompiglio nel suo blocco di programma, dapprima irridendo Orietta Berti, e poi scagliandosi contro la storica rivale nello show. Alla cantante di Finché la barca va, la showgirl ha offerto in regalo una tazzina da caffè, chiaro riferimento al temperamento rilassato e linfatico della nuova opinionista. Rivolgendosi in seguito a Sonia, Adriana Volpe l'ha omaggiata di un bavagliolo da bimba con sopra ricamato il suo nome. La soubrette ha argomentato, suggerendo che, visti i pasti in diretta a tarda notte, Sonia Bruganelli avrebbe evitato di sporcarsi costosi abiti esibiti in scena. Ha mangiato la matriciana, ha mangiato la cacio e pepe, tra un po' arrivano anche gli spaghetti per la puttanesca. Alla puttanesca. Zacchete. Ecco le immagini del pepato siparietto televisivo. Il pubblico non ha mancato di notare il lapsus volontario e studiato, come se Adriana Volpe avesse pianificato con cura e un filo di malignità la sua incursione in studio. Un utente di Twitter ha infatti commentato, Adriana si è preparata a tutto. Pure la finta gaffe per offendere Sonia. Dal canto suo, l'opinionista ha replicato asciutta, si è qualificata da sola. Ci saranno ulteriori strascichi, tra le due prime donne? Grazie per aver guardato l'intero video. La notizia è qui per finire, mettete mi piace e commentate. In particolare cliccate iscriviti al canale, per ricevere le ultime notizie. Ciao e ci vediamo nei prossimi video. I'm gonna love you.